14.30 è il 12 di giugno, anche oggi in perfetto orario e anche oggi con la tecnologia che per fortuna ci dice bene, quindi mi pare che siamo in diretta, sì, c'è scritto diretta lì su. E naturalmente vi ringrazio ancora per essere qui con me, confermo che domani la diretta sarà ancora alle 14.30, quindi ci vedremo domani, però questa volta da Roma, sarò di ritorno a Roma. Vi chiedo e vi ricordo sempre di condividere questi video e queste dirette, pigiando sul tasto che vedete in basso a destra sulle vostre finestre sotto il mio viso. E partiamo subito con i fatti del giorno. Io credo che la prima cosa da commentare sia l'incontro tra Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un che si sono incontrati a Singapore. Devo ammettere che questo incontro mi lascia enormi perplessità, nel senso che l'impressione che se ne ha è che sia soprattutto un incontro, come dire, a beneficio dei fotografi, dei videooperatori, di una sorta di show business internazionale, della politica internazionale che ha preso il sopravvento. Siamo stati abituati negli anni, nei decenni, a incontri e vertici internazionali preparati nei più minimi dettagli, che normalmente davano, in un certo senso chiudevano accordi storici, c'erano lunghissimi periodi di trattative, impegni reciproci e dopodiché si andava on stage, si andava sul palcoscenico della politica mondiale a stringersi la mano e a vendere in un certo senso alle opinioni pubbliche quello che era stato l'accordo e quindi le reciproche concessioni tra le parti. La sensazione in questo caso invece è che Trump e Kim si siano incontrati senza aver deciso assolutamente nulla, che abbiano deciso di farlo per portare a casa un ritorno d'immagine sicuramente importante, perché fino a pochi mesi fa nessuno poteva mai pensare che Stati Uniti e Corea del Nord si incontrassero. Certamente Kim non poteva pensare di essere sdoganato appunto sul palcoscenico della grande politica internazionale. Fino a poco tempo fa la Corea del Nord era non solo uno stato canaglia, forse era lo stato canaglia per eccellenza, invece viene così sdoganato e in un certo senso reso popolare addirittura dal presidente degli Stati Uniti, un presidente degli Stati Uniti che punta alla denuclearizzazione della penisola coreana, ma le cronache riportano che il presidente sudcoreano Moon stanotte abbia dormito male, nel senso che tanto i coreani quanto i giapponesi, e voi ricordate che i missili coreani normalmente passano sopra il Giappone, spesso passano sopra il Giappone, non sono stati parte degli accordi, non sono stati parte della decisione di incontrarsi e secondo me, a mio parere, non sono neanche particolarmente tranquilli rispetto a quello che sta succedendo. Insomma, la sensazione è che in quest'epoca di dilettanti allo sbaraglio, in quest'epoca in cui si fa guidare l'aeroplano non al pilota che ha preso il brevetto, ma a quello che ha preso più click dei passeggeri che ci sono seduti in carlinga, anche la politica internazionale sia nelle mani un po' di questi dilettanti allo sbaraglio. È di pochi giorni fa quello che è successo in Canada. Voi sapete, c'è stato il G7 con tutte le discussioni del caso, i dazi di Trump, le preoccupazioni in particolare sulla politica commerciale. Sapete che Trump appunto ha introdotto dei dazi nei confronti dell'acciaio e dell'alluminio non soltanto europei ma anche quelli canadesi. Anche il padrone di casa Justin Trudeau era molto preoccupato. Trudeau alla fine del G7 si incontra la stampa internazionale, annuncia l'avvenuto accordo tra i sette grandi che si erano incontrati lì da lui e Trump ascolta la conferenza stampa, qualcuno l'ascolta, si irrita per le cose dette da Justin Trudeau e improvvisamente ritira la firma sul documento finale. È una cosa davvero che a raccontarla non ci si crede, perché sembra davvero un reality show, sembra una cosa appunto fatta in modo assolutamente dilettantesco. Vabbè che noi abbiamo mandato il G7
il nostro presidente del Consiglio, che insomma non aveva ovviamente mai avuto idea di cosa fosse una situazione come quella. Ma davvero sembra che in questo momento di, come dire, di disprezzo per la politica, quella con la P maiuscola, stiamo finendo con il disprezzare in realtà più genericamente le competenze. Ho l'impressione quasi quasi come se ci si dovesse scusare di sapere le cose, di avere dell'esperienza. Io sono d'accordo, guardate, che la democrazia debba essere la più aperta possibile, che chiunque debba poter accedere a un incarico elettivo, un incarico di responsabilità. Però penso che la differenza che ci sia tra oggi e ieri, che un tempo chiunque poteva arrivare a un incarico di responsabilità, il vecchio PC ha eletto in Parlamento fior di braccianti agricoli, di operai, ma era tutta gente che una volta che arrivava in un organo elettivo se ne senti ne sentiva la responsabilità sulle spalle e quindi faceva di tutto per elevarsi alla responsabilità altissima di rappresentare i propri concittadini che si era ricevuta. Invece siamo entrati, secondo me, in una sorta di fase della prosopopea dell'ignoranza, dove l'ignoranza non è qualcosa di cui, non dico ci si debba vergognare, perché non si deve vergognare di non sapere, basta studiare e conoscere. Invece sembra quasi che della propria ignoranza si faccia un vanto, no? Che il cittadino o la cittadina che da nulla diventa vicepresidente del Senato, e non mi riferisco naturalmente a Paola Taverna, non fa nulla per ripulire il suo linguaggio, no? Resta tal quale com'era, pensando così di rappresentare il popolo nelle istituzioni. Io non penso che sia così. Penso appunto che una volta che si accede a questi altissimi incarichi, davvero si può provenire da qualsiasi professione o anche da nessuna professione, però sia essenziale provare a essere all'altezza. Ecco, nella politica internazionale probabilmente oggi non è così, e questi due dilettanti allo sbaraglio, perché in realtà Trump è Trump, ma anche Kim non è che abbia questa grande esperienza di accordi internazionali, diciamo che nessuno l'aveva mai voluto ricevere finora, stanno in un certo senso mettendo il sigillo a quest'epoca del trionfo dell'ignoranza. Io, insieme, diciamo, al presidente Moon coreano e al, primo ministro Abe giapponese, non mi fido, e questi incontri, queste grandi manate sulle spalle, queste strette di mano non mi sembrano per niente rassicuranti. Ma insomma, vedremo. Diciamo che stanno elevando le aspettative delle due opinioni pubbliche, dei due paesi rappresentati e anche dell'opinione pubblica internazionale. Vedremo che cosa succederà se qualcosa andrà storto, se le cose dette verranno interpretate in modo diverso. Appunto, se le aspettative di questa denuclearizzazione della penisola non potranno essere realizzate, perché significa disarmare anche la Corea del Sud. Ricordiamo, Seul è proprio vicinissima al 38esimo parallelo. Io l'ho visitata due volte durante il mio mandato di sottosegretario al commercio estero e vi assicuro, è veramente vicina al confine, alla zona demilitarizzata che c'è tra le due Coree. Vedremo come andrà. Nel frattempo, per tornare in Italia, sapete che la nave Aquarius, diciamo, la crisi si è risolta attraverso questa decisione del nuovo presidente del Consiglio, del nuovo primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, di portare l'Aquarius a Valencia. Una decisione complicata perché i 629 dell'Aquarius sono da giorni, come sapete, in mezzo al mare, e una traversata di 4 ulteriori giorni non sarà facile. Naturalmente la posizione di Sanchez è stata una posizione anche dimostrativa, simbolica, cioè un nuovo governo in Italia che vuole dimostrare che è cambiato qualcosa, c'è un nuovo governo in Spagna che vuole dimostrare la cosa opposta, perché lì c'era Mariano Rajoy, adesso c'è un governo socialista, un governo, sapete, con 11 donne su 17 componenti, dei 6 uomini, 2 sono addirittura apertamente gay, e quindi Sanchez vuole dare un messaggio differente. Ovviamente Salvini canta vittoria, dice: vedete, bastava alzare la voce e così l'Europa ci ha ascoltato. Non si è reso conto assolutamente che Sanchez evidentemente ha preso questa decisione sia per motivi di politica interna evidenti, ma attenzione anche per un'altra ragione, perché la verità è che Salvini ci sta mettendo in una situazione molto complicata, nel senso che con questa apertura di Sanchez, la Spagna acquisisce credito nei confronti dell'Unione Europea. In un certo senso Sanchez ha tolto le castagne dal fuoco all'Unione Europea e vedrete che andrà a Bruxelles a riscuotere questo credito. Noi invece che cosa facciamo? Ci avviciniamo sempre di più ai paesi di Visegrad, quindi alla Polonia, alla Repubblica Ceca, alla Slovacchia,
in particolare all'Ungheria di Orbán, che sono paesi con i quali Salvini vuole avere a che fare, ma sono paesi che sono contrarissimi a darci una mano, sono paesi che prendono soldi dall'Unione Europea, soldi che noi che siamo contributori netti diamo loro e poi loro fanno i grandi numeri economici con i nostri soldi, non ci hanno mai dato una mano dal punto di vista della gestione delle migrazioni, non hanno intenzione di darcela, così come non ha intenzione di darcela l'Austria, che è il paese prossimo presidente dell'Unione Europea, e quindi ci troveremo ad aver stretto l'alleanza con quei paesi che non ci aiutano, mentre la Spagna avrà acquisito credito nei confronti della Commissione Europea, nei confronti della Francia, nei confronti della Germania, nei confronti dei nostri paesi tradizionalmente, dei paesi nostri tradizionali alleati, con i quali noi stiamo creando incidenti diplomatici, a partire da Malta, che è un paese con il quale abbiamo sempre avuto un rapporto molto stretto, un rapporto di vicinato. Voi sapete che quasi 2/3 dei maltesi parlano italiano, capiscono l'italiano, è sostanzialmente un po', come casa per noi italiani, Malta. Adesso le relazioni sono quelle che sono, ma insomma abbiamo già visto che cosa è successo con la Tunisia. Io penso che i rapporti internazionali dell'Italia daranno molto lavoro al ministro Moavero Milanesi, il nuovo ministro degli esteri, che è un uomo di grande esperienza, ma che dovrà sbrogliare molte matasse. Nel frattempo è evidente che questo governo si caratterizza sempre più come un governo Salvini. Conte è sparito, è andato nelle zone terremotate a dire che lui non può fare niente per il momento, che è andato a rendersi conto e non ha voluto rispondere a nessuna domanda circa la vicenda dell'Aquarius. Quindi noi avevamo un grande evento che teneva le prime pagine dei giornali, il Presidente del Consiglio non aveva niente da dire o non sapeva che cosa dire. Di Maio è molto preoccupato, naturalmente, un po' perché c'è un pezzo di 5 Stelle che fa opposizione, perché è chiaro che il Presidente Fico, il Presidente della Camera, che va a San Ferdinando, va in Calabria, dove è stato ucciso, ricordate, Soumaila Sacko, il sindacalista, diciamo, che si curava degli schiavi che lavorano in quelle terre, e naturalmente aveva già, tra l'altro, Fico ricevuto alcune ONG come Medici Senza Frontiere, Amnesty International, e continua a dire che bisogna soccorrere i disperati del mondo dovunque si siano, e crea problemi. Ricordate che ieri il sindaco Nogarin di Livorno aveva aperto il porto di Livorno all'Aquarius, ma poi ha dovuto rimangiarsi tutto e cancellare addirittura un post da Facebook. Poi voi sapete che dalla rete non si cancella mai nulla in realtà, e quindi abbiamo tutti saputo che Nogarin era in rotta di collisione con Di Maio e con il governo. E in aggiunta a tutto questo, sapete che domenica ci sono state le elezioni amministrative, il Movimento 5 Stelle è andato malissimo, la media che ha raggiunto è di circa il 12%, 12,6% nei comuni, nei 700 e passa comuni dove si è votato. E sapete che invece alle ultime elezioni aveva preso il 32,7%, quindi si tratta sostanzialmente della perdita di quasi 21 punti percentuali, e il Movimento 5 Stelle va al ballottaggio soltanto ad Avellino, a Ragusa e a Terni, resta fuori da tutti i ballottaggi. Ancor peggio, il Movimento 5 Stelle perde due municipi di Roma, in uno vince il centrosinistra al primo turno, nel secondo il centrosinistra va al ballottaggio col centrodestra in vantaggio. E il Movimento 5 Stelle resta fuori, il movimento della sindaca Raggi, che evidentemente sta perdendo consensi, e c'è grande preoccupazione da parte loro. Nel frattempo il PD che cosa fa? Io devo dire, ho ascoltato con grande piacere il nostro capogruppo Graziano Del Rio fare un bellissimo discorso alla Camera. Da domani saremo ancora in aula. Purtroppo le commissioni ancora non funzionano perché il governo deve ancora nominare viceministri e sottosegretari, e quindi finché non si distribuiscono le poltrone non ci danno la possibilità di cominciare a lavorare nelle commissioni, cosa orribile, per cui si pensa che cominceremo a lavorare nelle commissioni soltanto dalla fine di giugno. Poi sapete, c'è luglio, poi c'è agosto, le vacanze, abbiamo perso praticamente 6 mesi nell'attesa di questi signori. Però io oggi ho scritto un pezzo sul foglio, e quindi se avete l'occasione di trovarlo online o sul cartaceo, leggetelo, dove do qualche suggerimento per il PD. E dico che secondo me una delle prime cose sulle quali dobbiamo lavorare è riorganizzare il partito, che il partito in questi anni è come sparito dai territori, un partito che non fa più analisi politica, che non fa più proposta politica, facciamo pochissima militanza, i nostri iscritti vanno nei circoli, ma delle volte mi chiedo quali motivazioni, anche sono quasi degli eroi perché in questi circoli succede poco. Il percorso, diciamo, la selezione delle nostre classi dirigenti è abbastanza misteriosa. In alcune regioni d'Italia, secondo me, il voto al PD viene percepito come un voto clientelare.
Quindi io penso che una delle prime cose da fare, oltre a trovare una leadership, è naturalmente anche chiarire qual è la nostra linea politica, perché noi abbiamo un'anima più socialdemocratica, un'anima più liberaldemocratica, che devono imparare a convivere e anche a decidere che uno vince, uno perde e che chi perde fa la minoranza in modo civile, ecco, non facendo come fa, per esempio, il mio amico Michele Emiliano, campagna elettorale per altri partiti. Però, a parte questo, è necessario che ridiamo una struttura organizzativa forte al partito, che funzioni la macchina, che ricominciamo a fare militanza, che il partito ricominci davvero a fare una proposta politica, perché quando andiamo al governo dobbiamo avere delle idee che il partito deve aver creato, cosa che abbiamo fatto molto meno. Insomma, deve cessare, credo, il PD, dove si va alle 9 di sera del martedì per commentare, il talk show dei giorni precedenti, e ricomincia un PD più strutturato, dove la militanza ha un senso, dove la proposta politica davvero si fa, e che certamente ha una leadership, ma anche la capacità di coinvolgere le persone, che sono tantissime, che credono nel Partito Democratico. Dobbiamo ripartire da qui per dimostrare che questo governo, non fa il bene dell'Italia, e tornare rapidamente a mettere l'Italia in buone mani. Io mi fermo qui, ci vediamo domani alle 14:30. Ricordatevi di condividere il video e a presto. Ciao!